voi del Movimento 5 Stelle dove della provincia di Milano, vi trovate tutti a Milano oppure ci sono diverse sedi? Per un ufficio in cui ci veniamo per fare riunione, ma diciamo che il movimento, cioè noi stiamo ragionando in ottica di città metropolitana, per cui la provincia è un'entità che deve scomparire, tutta quella che è appunto i paesi limitrofi sono da coinvolgere, sono stati coinvolti, sono parte integrante del movimento, perché è chiaro che tutte quelle che sono buona parte delle decisioni prese a Milano, quella a ricadere, se costruiamo un inceneritore lo facciamo a Rozzano, lo facciamo a Paderno. No? E gli effetti sono uguali su tutto il territorio milanese. Se propongono di fare un eliporto, propongono di farlo a Brescia, per cui è chiaro che spesso le ricadute in termini di provincia sulle decisioni di Milano sono enormi e buona parte del traffico milanese è fatto da persone che a Milano la vivono solo per lavoro, però la usano, scrivono i servizi, pagano tutto e hanno ben poco, insomma, quindi è assolutamente una provincia importante. Ok, ma quindi il coordinamento di una città metropolitana passa solo dai trasporti o ci sono anche altri temi forti su cui... Beh, modalità tra gli attivisti è proprio quella di fare rete, quindi i vari meetup che sono la forma originale di piattaforma per aggregarci che abbiamo usato nel passato saranno messi proprio in rete, teniamo i contatti tra i gruppi di Milano, quelli dei, poi è multilivello la struttura del movimento, quindi ci sono tipo a Milano i gruppi di zona e poi quello centrale, un po' quello, ci sono dei gruppi di quartiere che lavorano proprio sul territorio a cui che gestiscono un po' le situazioni locali. Poi allo stesso tempo ci sono i meetup e i gruppi del movimento esterni alla città metropolitana e rimaniamo un po' in contatto con tutti, sia nelle riunioni che su internet. Ok. Io volevo sapere, quindi tu hai detto che hai iniziato a seguire Beppe Grillo all'età di 14 anni. Sì, sì. Insieme a tuo padre. Sì, le prime esperienze che mi ricordo quando sono rimasto un po' illuminato, tra virgolette, è stato a un'assemblea del mio liceo, ed ero in seconda liceo, e in un gruppo è stato presentato lo spettacolo di Beppe Grillo, che era beppegrillo.it del 2000, no, forse era ancora quello prima, era Apocalisse Morbida. Vabbè, avevo visto, erano stati presentati questi spettacoli in un gruppo e io ero in seconda, quindi 14 anni, ancora non avevo una grande formazione politica, potevo vedere un po' quello dai giornali, dai telegiornali, ma una visione così approfondita, così diversa, non l'avevo ancora riscontrata. Ok. Un po' ribaltante, diciamo. E quindi questo spettacolo è stato proiettato video? Sì, su uno schermo di un PC. Ah, ti ricordi di che argomenti parlava? Allora, cioè c'era già qualche tema che ti interessava quell'epoca che hai portato avanti? Sì, dei temi molto interessanti, cioè sì, mi ricordo si parlava già di macchine di idrogeno, Beppe Grillo che era arrivato a Roma con una macchina di idrogeno 30 anni fa, una cosa del genere, e pensare che poi non c'è stato un vero sviluppo ancora di questo settore. Molti altri contenuti erano legati per esempio alla decrescita, quindi a dei percorsi assurdi dei nostri beni di consumo. Per esempio in un rifugio di montagna il venditore è più avvantaggiato dal venderti una bottiglietta in plastica portata fino al rifugio di montagna, prima con i camion, prodotta, imbottigliata e poi con la seggiovia, che darti una brocca d'acqua del rubinetto, e il risultato è lo stesso. Mentre sì, di fatto la bottiglia di plastica che si è fatto tutto questo percorso fa crescere di più il PIL. Ok. Nonostante il risultato sia lo stesso e inquini di più. Ok. E senti, praticamente poi tu sei stato eletto rappresentante di istituto, sì, no? Sì, sì, a scuola, in Machiavelli, è un liceo scientifico? È un liceo scientifico classico e anche due sezioni di professionale, sì, cioè tutto è diviso su due sedi. Ok, la quarta, giusto? Sì, quarta e quinta sono stato rappresentante. E quali sono state le attività principali che hai coordinato? Allora, abbiamo fatto un lavoro molto grande sulla connettività tra le due sedi. C'era un problema proprio di comunicazione del tipo
le circolari in una sede, lo scientifico dove eravamo noi, arrivavano subito in giornata in pochi minuti, mentre al classico c'era un ritardo di a volte 2 giorni. E ovviamente non era decisamente efficace, e abbiamo risolto facendo una specie di rete a livello di mail e di MSN, che era ancora la tecnologia più usata, non c'era Facebook né niente. Si è riusciti a raccogliere le mail e i contatti di tutti i rappresentanti di classe e un po' dei responsabili dei vari argomenti all'interno della scuola. In questo modo riuscivamo a comunicare tra noi meglio della segreteria della scuola. Ok. Quindi il macchinario è fatto di 2 sedi, no? Sì, sì, 2 sedi separati a circa 3 chilometri. Ok. Senti, ma hai detto che praticamente hai conosciuto Beppe Grillo, rispettavi Beppe Grillo quando ancora non avevi una formazione politica. Hai mai pensato di iscriverti in qualche partito politico vecchia maniera, diciamo? Li ho conosciuti, li ho visti da vicino, diciamo, ma no, l'interesse non c'è mai stato, perché nonostante sui manifesti si parlasse di magari di ambiente, di questi argomenti, appena ci si parlava, sono andato a parlarci un attimo, si parlava solo di voti e di elezioni, e a me non interessava questo. Al posto dei contenuti, esatto, quando ci si incontrava si parlavano solo di quanti voti puoi portare al partito e delle prossime elezioni. Okay. Proprio, cioè, parlare di ambiente e territorio per, tra virgolette, marketing, ma poi gestirsi solo le poltrone, quindi un ufficio di collocamento, diciamo. Quindi, da quello che dici, presumo che sia avvicinato ai Verdi? No, beh, ho seguito un po', poi ho visto a Segrate, vabbè, dove ho fatto qualche anno insieme ai comitati di cittadini di difesa del territorio, ho conosciuto un po' da vicino, vabbè, il PD, l'Italia dei Valori, i Verdi non c'erano già più a Segrate. Ah, no, che ho conosciuto anche persone di Verdi, però si sono estinti. Una cosa importante, credo, rispetto agli altri partiti, è che lui, per arrivare dove è oggi, avrebbe dovuto, tra virgolette, leccare il culo a quelli che erano gli attuali responsabili dirigenti. Qua, diciamo, la gavetta da noi ce la si farà facendo politica direttamente, non appunto assecondando, stando dietro a quelli che sono i vari leader che comunque inevitabilmente si formano. Qua non ci sono leader, questo penso che sia proprio un paradigma completamente diverso. Un ragazzo di 20 anni in qualsiasi partito oggi non avrebbe spazio, semplicemente perché gli avrebbe rinfacciato la mancanza di esperienza, eccetera. Questo per noi invece è esattamente un plus. E quello che ha detto, che ha scritto Gardlerner a Beppe Grillo. Beh, il fatto di fare la gavetta della politica, noi non vogliamo fare. Esatto, no, ma anzi, che non è che non abbiamo leader, siamo tutti leader. Esatto. Un modo di fare carriera, proprio una concezione diversa. Noi siamo tutti leader di noi stessi, non c'è nessun partito. E ci dobbiamo mettere d'accordo fra di noi come persone che si sentano cittadini in questo mondo. E questo mondo si lega direttamente, per esempio, all'abbassarsi gli stipendi, che è già stato fatto con i consiglieri regionali, il rifiutare i rimborsi elettorali e sì, terzo punto, cosa volevo dire? Sì, comunque proprio un ritorno alla politica come servizio civile, come servizio per i cittadini. Togliere i soldi dalla politica, esatto, e rimetterci le idee dentro, quindi questo è l'aspetto centrale. Cioè, oggi la politica è fatta di soldi, i politici si beccano, i partiti qualcosa come 1 miliardo di euro, noi non ce lo possiamo più permettere, e questi politici non hanno idee fondamentalmente. Ma poi 1 miliardo per loro stessi, ma poi gestiscono una montagna di denaro pubblico, cioè, e continuano ad aumentare l'area della spesa pubblica. Quindi in questo senso, per esempio, c'è una grande divisione con la sinistra tradizionale che vorrebbe avere tutti i soldi di sto mondo e poi decidere in modo equo dove metterli, mentre noi crediamo molto che noi stessi siamo i primi a poter decidere dove mettere i soldi. Poi c'è una federazione di interessi che può fare le cose pubbliche, quindi bisogna sicuramente depotenziare, perché il clientelismo c'è nella misura in cui lo Stato è così potente, così pieno di soldi, cioè siamo ai livelli dell'Iran, dove il 90% dei posti di lavoro è deciso dallo Stato, in via diretta o indiretta. Questa non è mai la libertà, attenzione, c'è un problema di libertà legata a questo potere dei partiti, che non è, perché molto si dice sugli stipendi dei parlamentari, lo scandalo dei 20.000 al mese, ma non è quello il vero scandalo, è che lui prende 20.000, ma decide anche della vita di tutti gli altri, se avranno un lavoro, se avranno una pensione, se saranno curati,
e quindi ha un potere pazzesco. Infatti c'è un ricatto continuo fra tutti e si vede. Cioè qua noi siamo coco pro della politica, questo è un aspetto importante, cioè gente a progetto che non farà il politico di professione, nessuno di noi è interessa a rimanere a vita in politica e dedica tempo e spazio per portare dentro delle idee, sono idee che sono nell'interesse di tutti, non assolutamente di parte. Quando si parla di rifiuti zero, di ambiente, del fatto che questa città non è più vivibile, oggi noi, chi vive a Milano vive in media 3 anni in meno della media nazionale, cioè la Moratti ci sta rubando 3 anni di vita a tutti. Mattia rappresenta i ventenni, noi siamo 35-38enni, io ho 2 figli piccoli, i miei figli piccoli non vivono in una città a misura di bambino, cioè io già so che i miei figli avranno problemi cardiorespiratori come i miei, tutti gli altri, questo è un problema, cioè Milano non può essere solo dei palazzinari, cioè il nostro territorio è un bene comune, lo stanno completamente disfacendo, nell'interesse di pochi contro l'interesse di tutti. E con un metodo appunto assai antidemocratico che è quello di nascondere informazioni su come non si governa lo smog. Cioè io mi ricordo ai tempi c'erano le battute quando c'era un giornale satirico lì che diceva che hanno mandato le centraline cuore, che hanno mandato le centraline in montagna, ma è vero. A Milano hanno tolto le centraline del controllo dello smog perché segnavano dei punti talmente alti che invece di abbassare lo smog hanno chiuso le centraline, portate via. Questo è il punto, cioè quando c'è... ci ha nascosto i dati. Ce li ha nascosti, cioè, ce li ha nascosti. Allora, fatto, no? Se te sei un cittadino qualunque che c'ha il tuo lavoro, che però insomma alla fine smetti di fidarti di questa gente, è come avere un amministratore di condominio che continua a rubare, continua a rubare, continua a rubare, non risolve niente, siamo al freddo, ci abbiamo un sacco di problemi, continuiamo a tenere questo amministratore di condominio perché c'ha l'esperienza, e no, eh. Cioè basta là, e quindi se Mattia dovesse essere eletto del suo rimborso elettorale e del denaro che viene dato al sindaco come lo stipendio è già abbastanza basso. Ah sì, ovviamente adesso lavorando in un'ottica realista sappiamo benissimo che sarò un consigliere comunale, quindi almeno a queste elezioni non sicuramente non il sindaco. Lo stipendio del consigliere comunale si aggira sui 1.000 euro, dipende dalle commissioni a cui partecipi, però è già molto molto basso, cioè quindi... per questo denaro mi appellerò comunque totalmente all'assemblea, se decidono di lasciarmelo va bene, se decidono che serve per l'assemblea va questo è lo stesso, il discorso è il lavoro che verrà fatto in comune viene pagato talmente poco che non ha senso parlare di riduzione, non stiamo parlando di 11.000-12.000 euro regionali che i nostri consiglieri in Emilia si sono ridotti a 2.500 euro, si sono ridotti oggi del 75% lo stipendio. In comune parliamo di queste cifre qua, 1.500 euro, se qualcuno andrà dentro, e poi noi speriamo di essere tanti a entrarci, e farà davvero quel lavoro, quei soldi sono più che meritati. Qua discutiamo veramente, non solo il Comune di Milano ha eliminato i rimborsi per i consiglieri circoscrizionali, ormai non prendono neanche più gettoni di presenza, e questa cosa per me è abbastanza grave, perché comunque se si lavora quel poco di lavoro che viene, cioè quel tanto di lavoro che viene fatto, almeno un poco va riconosciuto, non è su quello il problema. Il problema è che c'è stato un referendum che ha abolito il finanziamento pubblico e questi si sono introdotti in termini di rimborsi elettorali, facendo una truffa vera e propria, quindi... Cioè, anche perché non spende nessuno i soldi che prende. E, pensa che alle ultime elezioni regionali, con solo 4 consiglieri, noi ne abbiamo eletti 2 in Piemonte e 2 in Emilia, abbiamo rifiutato 1.600.000 euro di rimborsi elettorali. Sì, con solo 4 consiglieri. 1.700.000. Immaginiamoci tutte le tornate... 1.700.000. Sì, 1.000.000. Pensando a tutte le tornate elettorali nazionali, locali, gli spartiti si spartiscono quasi 1 miliardo di euro ogni tornata. Mm-hmm. Senti, ritornando un attimo ai tuoi inizi. Sì. Praticamente tu hai iniziato la tua storia politica, a quanto ho capito, assieme al papà, no? Sì, ci siamo appassionati assieme. Adesso lui è candidato al Consiglio Comunale. Allora, vediamo, ovviamente... è un attivista come me, se si crea problemi questa posizione di lui in lista, ha già detto senza problemi che non si candiderà, proprio per non creare alcun dubbio. Si è già ritirato. Sì, ha mandato il ritiro. Le avevano detto che non le valeva la... Perché poteva nascere qualche dubbio, qualche nepotismo, addirittura stupidate di questo genere, e lui ha detto guardate, piuttosto che influire minimamente sulla cosa, mi ritiro, mi faccio indietro. L'abbiamo pregato di non farlo. Ma che risultato sa che fa lui nella vita? Lui
Fa l'imprenditore, è una microazienda, di piccola azienda di metalmeccanica, uh-huh. E costruiscono scambiatori di calore. A sei grato? Sì. E, com'è che si chiama l'azienda? Deca. Ma l'ho intervistato? Ti giuro. Davvero? L'ho intervistato a Cernusco a Natale. Okay. A Natale. Gli ho fatto fare pure la foto sotto l'albero di Natale. Cioè, ti sto facendo la pubblicità, ma no, gli dovreste pagare, guarda. Vedi? No, riguardo all'azienda, che adesso ha fatto una cosa carina, praticamente su tutto il tetto ha fatto un impianto solare da 100 kW circa, mm. E in meno di un anno è inattivo sulle rate del prestito bancario. Cioè, con i pannelli solari già in un anno sei inattivo. Mm-hmm. Solo una parentesi. È buono, interessante. Esatto, proprio. Ma vendete anche a enti pubblici? Urca, impreparato, non mi sembra. Vabbè, comunque fa pannelli solari. No, ha un impianto sul tetto, no, scambiatori di calore. Sì. Ok. E vabbè, quindi diciamo che l'ecologia è un po' una passione di famiglia. Sì, no? Sì, sì. Okay. Sì, e tua mamma invece? Mia mamma è una psicologa dell'ASL. Lavora negli sportelli dei licei e al CAD, mm. Che è il centro aiuto drogati, mm-hmm. storico, tra le fondatrici. Il mio. Sì. E, va bene, senti, poi per quanto riguarda, ora diciamo che tu sei stato fulminato da Beppe Grillo, ma hai degli autori politici a cui fai riferimento? Certo, partendo un po' da quelli di scienza politica, mm. Cioè che studio in università, ho letto parecchi libri di un mio docente, che è il professor Martinelli, mm. Che è il presidente della Società Internazionale di Sociologia, mm. Diciamo un pezzo grosso dell'università, conosciuto in tutto il mondo, e ha fatto dei libri molto belli sia sulla governance globale, mm. E un altro libro che mi è piaciuto molto è L'Occidente allo specchio, proprio sempre dei problemi di governance, un po' tecnici, di scienza politica, però okay. Davvero molto interessanti. E da tutto quello che hai detto, poi vabbè, Noam Chomsky, un po' di... Praticamente la vostra idea è che si possa attuare la democrazia diretta attraverso gli strumenti del web. Sì, ovviamente la partecipazione, la rappresentatività sono sempre stati dei problemi delle democrazie, cioè è sempre stato questo limite tra la popolazione, tra i cittadini e la gestione del potere. Finalmente nel 2010 abbiamo la rete che può aiutarci proprio a compiere un passo nel senso di maggiore democraticità. Con la rete, oltre alle semplici votazioni, si sarà possibile condividere le esperienze, le competenze, quindi passare a, tra virgolette, un nuovo livello di partecipazione, mm. Proprio. Mm-hmm. E condividere le competenze. Allora, condividere i voti significa, beh, semplicemente andare a votare. Sì, le votazioni. E competenze significa il discorso che facevi l'altra volta? Sì. Quindi, cioè, condividere proprio le proprie competenze. Se io ho bisogno di aiuto tecnico in materia legale o economica, posso chiedere una mano alla Gilda e a tutti gli iscritti del movimento che, come commercialisti o come tecnici del settore. Uh-huh. Pensa che in questi giorni, da quando sono portavoce, sto ricevendo aiuto, supporto dal Movimento di tutta Italia, che mi contatta direttamente su Facebook e sul portale del Movimento dicendo: hai bisogno di aiuto sulla pubblica amministrazione, sono un funzionario pubblico, ti posso dare la mano su questo, uh-huh. Ti metto sul piatto le mie esperienze, le mie competenze, uh-huh. Proprio per scambiare, per aiutarci. E chi garantisce che questi portatori di conoscenze, di competenze facciano tutto disinteressatamente? La loro... Il fatto del pubblico. Sì, la loro reputazione, perché su internet c'è il fattore della reputazione. Non so se hai usato un po' eBay. Se un venditore vende male, uh-huh. Quando hai comprato con lui o si è comportato male, gli metti un bollino rosso, uh-huh. E quindi hai questa percentuale di commenti positivi e negativi. Questa uh-huh. è la feedback. Il feedback. Uh-huh.
Ed è anche uno dei motivi per cui i politici non riescono ad aprire molti blog. C'era stato per esempio il blog di Mastella che l'ha dovuto chiudere in due giorni perché si è ritrovato migliaia di commenti negativi. Lui ha provato prima a bloccare i commenti, cioè a filtrarli tantissimo. Poi degli altri ragazzi hanno aperto un blog parallelo che riportava esattamente la stessa grafica e i stessi post di quello di Mastella, ma con i commenti liberi. Perché su internet c'è proprio la questione della reputazione. Se menti e sulla rete si vede, non duri molto. Non duri molto, perché devi essere trasparente. Capito. Quindi, se uno del Movimento 5 Stelle dà un consiglio e quello non è una persona affidabile, gli stessi membri del Movimento 5 Stelle locale dicono, ti avvisano, attento. Vabbè, questo qua non è uno dei nostri, se è un infiltrato, virgolette, oppure guarda che non è affidabile, ripeto. Sì, anche questo fare rete. Cioè, è un discorso di standard internazionali anche, no? Cioè, le eccellenze le abbiamo noi in Italia, ma ci sono all'estero, quando parli di determinati temi, che sia dal traffico ai rifiuti. L'esperienza è già fatta, che ti mostrano quali sono le pratiche migliori. Quindi qua non si tratta di inventare l'acqua calda, si tratta di mettere in atto soluzioni che già ci sono e che semplicemente qua non vengono neanche presenti. Questo è un documento che sto studiando adesso, è un documento del 2008 e è un report di 100 pagine sul piano di mobilità ciclabile interconnesso già con gli altri piani di mobilità del Comune di Reggio Emilia, con tutti gli studi delle problematiche legate ai ciclisti e poi le varie. E quella stessa persona ha fatto, ha proposto alla provincia di Milano la stessa cosa per Milano, ovviamente Milano non ha dato seguito alla cosa. E adesso sì. Qua parliamo di uno dei principali esperti. Cioè, 2008 ci sono già tutti gli studi delle rotonde che dicono no, sono dei problemi, gli incroci sono difficilissimi, c'è già tutto. C'è gente che ci ha lavorato, che lavora oltre proprio in un'ottica di piano di viabilità, quindi interconnesso con le stazioni, con i mezzi pubblici e tutto. Noi abbiamo degli spezzoni. Sì, abbiamo dei punti che non si capisce se ti vogliono, se devi far materializzare un'auto, una bicicletta, un tasso. Ok, no, ma rimango su questo discorso della reputazione. Sì, posso dire una cosa a questo proposito? Cioè, il fatto che conta è che la rete è anche uno spazio immenso, praticamente, che alimenta una partecipazione, una discussione su tutti i temi. Per cui se viene un signore, se dice un esperto di qualcosa, nessuno gli può impedire che ne arrivino altri 100.000. Quindi al limite la rete ha un problema di troppo, non di troppo poco. Infatti ha il problema di una conservazione praticamente eterna. Quindi quello che dice lui sul feedback è importantissimo, perché è un modo di auto-organizzarsi della rete stessa, che sceglie la qualità per salvarsi dalla fuffa che dilaga, perché in effetti ce n'è tantissima. Certo, proprio a livello. Quindi è una questione di mettere una grande quantità ma anche un grande filtro di scelte, quindi le persone sono invogliate a essere sempre più consapevoli, perché la scelta fatta, cotta e mangiata non c'è proprio, perché siamo in un'epoca in cui non c'è più. Chi si fida di che cosa? Fa male, perché deve informarsi. Quindi è un'epoca in cui è necessario informarsi e essere disposti a ragionare e discutere insieme. La rete lo rende possibile, e quindi come fare a rinunciare a questa possibilità? Questo penso sia un aspetto centrale, il discorso di essere cittadini informati. Quando parliamo di ecologia, di pacifismo, noi non siamo ideologicamente pacifisti, lo siamo perché è l'informazione che ci porta a dire che le guerre non hanno mai risolto nulla, che un sistema di sviluppo di questo tipo ci sta mandando allo sfascio, quindi abbiamo una percentuale di PM10 assurda, quindi l'informazione è centrale. Quando ti dicevo non siamo grillini, è proprio quello, siamo cittadini informati che vogliono fare informazione, cercano di portare i dati. Quando parliamo di dati dell'inquinamento che ci nascondono, quelle sono informazioni che tutti devono conoscere. E se tutti le conoscessero davvero, la conseguenza naturale sarebbe che tutti chiederebbero un sistema diverso, un inquinamento diverso, un traffico diverso. Non è chiudere il traffico la domenica che ci porta qualche risultato, no? Piuttosto, esatto, torniamo alle targhe alterne. Allora, costo zero, dimezziamo il traffico. Piuttosto di chiudere il traffico la domenica, ci diceva ieri
qualcuno a Milano, chiudiamo il traffico a Courmayeur, perché i milanesi sono lì, non sono qua durante la domenica, cioè non prendiamoci in giro, la domenica già non c'è traffico, chiudere il traffico è solo una roba simbolica che non risolve nulla. Quindi passare proprio dalla protesta alla proposta e puntare a proposte semplici, immediatamente attuabili, nell'interesse di tutti è centrale, no? Cioè, io credo che sia veramente... E se si è informati, le proposte arrivano e di conseguenza. Il problema è che l'informazione, purtroppo qua siamo in uno spazio di informazione che fa informazione come può, è poca ed è sempre gente dietro a riporre... più giornali, non legge più se parliamo di Bunga Bunga lo lasciamo agli altri, noi non ce ne può fregare di meno, cioè quella gente per noi è morta, noi parliamo di vivere a Milano oggi, Milano non è una città visibile, il problema è questo, non è Berlusconi e i suoi destini ad Arcore. Berlusconi continuerà a farsi, speriamo da un'altra parte, ma noi vogliamo parlare d'altro, cioè questo è un aspetto. Beh, però comunque non è del tutto scollegato il discorso, perché ad esempio non si capisce come certi neofiti della politica, soprattutto donne, siano entrate in politica. Ventenni, trentenni che sono entrate in politica. Beh, e questo discorso si collega al vostro movimento. Insomma, tu ti interessi di argomenti pubblici da 6 anni ormai, no? Sì, diciamo, sì, sì. Siamo larghi. Quindi tu che cosa ne pensi di questo tema? Beh, io posso risponderti. Nel movimento, sempre per il feedback, questo feedback, questo ritorno di quello che fai rispetto al gruppo, quindi agli elettori, ai cittadini, c'è anche per il politico. Se io entro a Palazzo Marino e inizio a costruire più palazzi ancora degli altri o a inquinare ancora di più, io in 6 mesi sono fuori, perché ogni 6 mesi io rimetto il mio mandato ai cittadini. Ho lavorato bene in questi 6 mesi? Sì, no, se no me ne vado, mi dimetto. Questo è un po' uno standard qualitativo, anche questo per i politici. Se sei lì e lavori, tu sei lì per fare qualcosa. Fai un patto civico praticamente, se non lo rispetti sei fuori in 6 mesi, uh-huh, massimo. Sì, però comunque, visto che parliamo di giovani in politica, sì, tu pensi che in politica ci siano delle raccomandazioni? Certo, assolutamente, non in quella che facciamo noi, non in quella che piace a noi. Uh-huh. E di conseguenza il fatto di non fare una gavetta politica cosa significa per voi? Cioè, ci sono dei pro, ci sono solo pro, ci sono anche dei contro? La gavetta sarà proprio fare il consigliere comunale. Uh-huh. Diciamo che a livello teorico del movimento è proprio, se non l'ultima ruota del carro, chi fa il lavoro pesante, chi è il consigliere, sarà sì al servizio di una rete di cittadini, quindi sarà il portavoce, il terminale. Questo termine dobbiamo ancora capire se piace molto, se si capisce. Ma quindi questo non è un politico? No, è un rappresentante, è tornare al vero senso democratico dei rappresentanti. È un portavoce, comunque è un portavoce. Se entra uno entrano tutti, cioè questa cioè, roba della l'idea che abbiamo noi della piramide rovesciata del potere, dove il potere è la stragrande maggioranza dei cittadini, poi possiamo arrivare anche al limite a parlare del gran numero di persone che non si occupano di nulla, se non del proprio ombelico, e quello è un problema della democrazia diretta da sempre ovviamente, ecco perché sono nati questi professionisti della politica, no? Però il problema è che la politica come professione separa dal suo scopo questo cosiddetto rappresentante, cioè lui rappresenta alla fine gli interessi di un gruppo che si dà dei principi, tra l'altro su tutti gli argomenti di questo mondo immaginabili, cioè se vuoi far politica in un partito, vuoi essere qualcuno, devi avere un alfabeto, tutto su tutto devi avere un parere e l'ottimum, cioè non riesci a entrare in senso laico nella realtà dei problemi dove ti trovi, cioè quindi oltretutto si mescola la politica di tipo ideologico con quella di tipo amministrativo. Qua siamo a Milano e stiamo parlando di amministrazioni, cioè di elezioni amministrative, quindi chi va dentro una lista civica comunale deve smentire quello che viene fatto regolarmente, cioè
che la Lega e la Moratti votano assieme anche dove non sono d'accordo, pur di fare massa critica di potere e mantenere il proprio posto clientelare che gli permette di distribuire cariche e incarichi, no? Mentre se uno rappresenta veramente delle istanze dei cittadini che sta ascoltando e non smette di ascoltare, anzi a cui chiede di partecipare per dare una mano a smentire le informazioni sbagliate, a fare progetti veri, appunto. Cioè, visto che il mondo è pieno di iniziative valide, non si capisce perché noi non possiamo anche prendere di sana pianta e copiarle. Ma questa rete di cittadini... Quindi è un'esecutività che c'è dentro il ruolo di quello che noi mettiamo dentro, che non è veramente un politico in senso classico, che ci spiega cosa fare. Ma questa rete di cittadini a cui tu vorresti fare riferimento, sì, farebbero parte soltanto del partito o potrebbero essere... Non è un partito, del movimento. No, assolutamente. Noi faremo, utilizziamo una soluzione web proprio per raccogliere le istanze, per collegarci tra noi, ma uno dei punti principali è il fatto di non essere un partito, non abbiamo una tessera del partito e non ha un costo. L'unico modo il modo migliore e più veloce per partecipare è proprio iscriversi come fosse Facebook, come un social network, al portale del movimento e interagire così con i propri consiglieri comunali, regionali e nazionali. Se comunque è richiesta un'iscrizione, non rischia di essere questo tuo collegamento con questi gruppi iscritti, non rischia di essere un po' autoreferenziale all'interno del movimento? Perché non rischiate comunque di chiudervi rispetto a istanze che vengono dal di fuori del movimento? Tra virgolette sì, ma infinitamente meno di tutti gli altri partiti, perché comunque è aperto, è una rete aperta e poi utilizziamo comunque tutti i metodi normali, andare in piazza, fare i banchetti, farci vedere, dare contatti. L'iscrizione al portale, scusami Matteo, sì, serve per avere un contatto diretto con chi vuole avere. Sì. Dopodiché è chiaro che noi ci aggreghiamo sulla base di progetti, per cui appoggiamo i comitati, le associazioni che sui progetti già lavorano e siamo sempre in contatto con loro. Noi sappiamo benissimo che sul territorio esistono già persone che hanno lottato per anni per avere una mobilità diversa, che combattono contro gli inceneritori. Non pretendiamo di essere noi quelli che sono appunto che hanno avuto l'idea, tutt'altro, anzi noi cerchiamo di coinvolgere, di mettere loro, queste persone competenti a far politica. Quindi la rete è di fatto nella relazione che teniamo. È chiaro che a livello organizzativo avere un portale ci consente di gestire le informazioni, organizzarci. Quindi voi volete aggregare, diciamo, i gruppi della società civile? Che è questo? Sì, praticamente una visione che mi piace dare del movimento è quello di fatto di non essere un partito ma uno strumento, proprio uno strumento per partecipare nelle istituzioni, per creare questo legame diretto tra cittadini e istituzioni. E la cosa bella è che, una frase carina, noi non candidiamo delle persone ma candidiamo un programma. E avete già pensato a quali gruppi con cui entrare in contatto? Ci sono magari consigli di esperti che avete già contattato, che sono sull'ambiente, sui trasporti, su internet? Sì, adesso inizieremo una serie di incontri sulle varie tematiche chiave, sia di Milano come città che quelle comuni ai principi delle 5 Stelle, e faremo presto quindi degli incontri con degli esperti nelle università, nelle varie sedi, giusto, tipo sulla mobilità ciclabile. Adesso creiamo un gruppo di esperti e iniziamo questo dibattito, questi workshop. Hai già dei nomi? Di associazioni? Di associazioni? Genitori anti-smog, gruppi contro gli inceneritori. Lunedì siamo in piazza con i genitori di una crepa in comune per protestare contro lo stato pietoso delle scuole elementari milanesi. Anche quelli, i promotori del referendum ci hanno chiesto di nuovo un contatto, che ce l'avevano chiesto anche all'inizio, poi avevamo dei distinguo su delle questioni. I comitati per la decrescita, ci sono molte istanze attive. E noi siamo poi ci siamo tutti, l'ottica non è quella di etichettare, cioè il movimento, c'è un collegamento tra questa associazione del movimento, no, è una collaborazione, ma proprio per dare strumenti, per darci forza a vicenda, per far conoscere queste tematiche
senza andarli con la fede del partito. Assolutamente, cioè, noi siamo una rete di movimenti. Esatto, perché noi facciamo parte sono già iscritti a quasi e non è nemmeno una rete solo nazionale, è una rete trasnazionale che sta prendendo consapevolezza che non esiste un solo modello di sviluppo, ma che la ricchezza sarà nella diversità di idee, di proposte. Quindi, e questa è la roba strutturale, come Mattia dice, non è che andiamo lì e mettiamo l'etichetta o l'iniziativa, tutt'altro, andiamo lì magari non mettiamo neanche il nostro simbolo, facciamo esattamente parte, portiamo avanti le stesse istanze, per cui siamo per quell'obiettivo. Come con gli studenti, non saremo sul tetto per fare vedere che siamo a sostegno delle manifestazioni studentesse, saremo appena dopo gli studenti, dando gli strumenti proprio di comunicazione politica e supportandoli. Non ci interessa andare sul tetto del palazzo insieme agli studenti e farci fare le foto. Sì. Però ad esempio nei rapporti con le istituzioni, sì, chi è che sarà la portavoce? Sarà uno del movimento? Comunque sarebbe tu? Sì. Tu saranno i nostri consiglieri comunali nella fase di amministrazione, adesso l'obiettivo è portare dentro il numero maggiore di consiglieri, sì. Comunque se ne porteremo uno entreremo dentro tutti, cioè la logica è questa. Mattia rappresenta il movimento come portavoce perché la legge prevede che noi si abbia formalmente una persona, siamo tutti contenti che sia più giovane di noi, quindi da questo punto di vista è una rottura totale, no, col vecchio. Però il discorso è che le competenze ci sono tante e che ognuno vuole. Però c'è, voglio dire, sempre sulla mobilità ciclabile, non fare riferimento ai ragazzi qui al massimo, fare riferimento a quali esperti, ad esempio a loro della. Beh, sicuramente. Sì, è parte di critica. Io sono parte di critica al massimo, sì, ovviamente. Critical Mass, beh, saranno ovviamente nel momento in cui iniziamo a discutere di un business plan, un piano vero, coinvolgerli, perché loro sanno bene. Beh, chi ha scritto quell'opuscolo è parte integrante di Critical Mass, quello fa di mestiere, è uno dei principali esperti di mobilità ciclabile in Italia. Quindi, poi diciamo la verità, uno di solito è esperto proprio delle cose di cui è appassionato. Perché il problema è sempre anche sulla professionalità del politico, c'è sempre anche la professionalità dell'esperto. Se uno si disgusta perché è diventato un lavoro che gli porta solo soldi e deve portare il topo morto davanti al tizio che gli dà i soldi, cioè, capito? Uno perde amore per quello che fa e rimangono pochi eletti, non so, cantanti, musicisti che fanno ricorso a una creatività effettiva. Mentre io credo onestamente che le persone, se impiegate dove sono appassionate, sono capacissime di fare dei miracoli veri e propri. Mentre il problema è che vediamo tutti in croce di una vita che potrebbe essere infinitamente più libera, più sana, eccetera, e quindi non hanno a disposizione il tempo. È anche quello che vogliamo che succeda, che diventare, cioè attivarsi politicamente non sia un'altra fatica in più, cosa che tutti vedono così, deve essere anche una festa. Lui giustamente vuole fare le urban jam session perché bisogna trovarsi in modo felice tra le persone per bene, insomma, perché devono fare le feste sull'arco, lo dobbiamo fare pure noi, però diversi. No, le urban jam session sono dei concerti. Sì, saranno solo, è un'idea un po' di quella che potrà essere. Dove ognuno porta il suo strumento. Sì, lo spirito è l'unirsi per improvvisare un incontro tra musicisti che non si conoscono, che si conoscono poco, comunque non delle stesse band, con cui suonare e improvvisare dei pezzi. Quindi per esempio in quell'occasione si unisce un divertirsi, un fare arte, un fare musica a delle discussioni per esempio sulla legge urbana sul copyright e sulle licenze Creative Commons che si conoscono ancora molto poco qua in Italia. Tu sei batterista? Io sono batterista, sì. Dal 2005 ho detto. Quindi. Dal 2005, sì, studio batteria. E in che gruppo? Allora, il gruppo... Adesso non ho una formazione da tour perché ho un po' di impegni altri. Ho suonato negli Stardust, abbiamo fatto... Però non abbiamo mai fatto di professione assolutamente, è sempre stato un divertimento. E adesso continuo a suonare circa una volta a settimana con un bassista e un chitarrista, musica rock. Come si chiama? Alternative. Il gruppo? Sì. No, noi ci chiamavamo Stardust, adesso rimane. Ma sono tuoi amici da che data? Sì. Sono di Segrate tutti e due? No, uno di Segrate, l'altro di Cassano.
Ma come hai fatto i concerti nei locali? Sì, abbiamo suonato tanto a Segrate, poi anche a Milano, però anni fa ormai, adesso okay. È rimasto solo una passione. Ecco, ti volevo chiedere, tu sei anche appassionato di ingegneria del suono? Sì, sì, un campo un po' che mi è sempre appassionato. Un po' l'audio, l'acustica, questi temi un po' forse poco sviluppati a livello italiano. In molti concerti anche professionali si sente male. Perché? Perché non c'è dietro qualcuno che ha studiato veramente l'acustica, l'ingegneria del suono. E allora, è stata una mia passione parallela. Ok. E hai fatto karate? Sì, faccio karate dalla quarta elementare. Sei cintura nera? Cintura nera, primo dan e agonista. Hai partecipato a qualche competizione? Sì, nel 2003 sono stato campione italiano e 2 anni fa, l'anno della maturità, che era il 2008, sì esatto, 2008, sono arrivato terzo ai nazionali di combattimento come cintura nera. Quindi 2003 campionato italiano, che categoria hai? Ero ancora cintura verde, mi sembra. Ma come erano divisi? Cioè, quindi erano divisi per età, sono divisi per età queste... Sì, divisi per età e per cintura. Quindi cintura verde che... Cioè, non capisco, ad esempio nel calcio ci sono allievi, giovanissimi, juniores. No. Per il karate ci sono queste differenze di età, cioè tipo 12, 13, 14 anni. Oddio, non mi ricordo bene le categorie. Adesso come cintura nera sono uno juniores, ancora per poco. Sì, in combattimento c'erano queste categorie, mentre in kata, perché fino a una certa età non puoi fare combattimento, era sì per fasce d'età che sono 3 anni. Quindi sei stato terzo nazionale nel 2008? Sì, 2007-2008, sì. Dov'è che c'è stata la finale? Allora, questi campionati, perché che cambio ogni anno, devo ricordarmi, di solito sono a Montecatini. E anche quest'anno sono in competizione? Quest'anno, adesso vediamo se riesco a continuare, perché l'allenamento per queste gare è molto, se riesco a conciliare bene questo impegno di questi mesi con gli allenamenti. Sicuramente continuo ad allenarmi, magari non le ore necessarie per presentarmi ancora ai campionati italiani. Comunque il discorso, cioè sono un ragazzo normale, fa cose normali. Che cavolo, cioè. Esatto, cioè è una passione per la politica, cioè non è che diventi un mostro appena fai politica, continua a uscire la sera con gli amici, continua a suonare, cioè è bello che i giovani perdano la paura, questa paura per la politica, cioè si può fare, è una cosa normale, no, cioè, perché tantissimi hanno paura, cioè vedono cos'è. Inciucci, parentele, amici, non conto nessuno, mancano tutti, è un ostacolo insormontabile. Quindi adesso proprio spero che anche la mia figura, cioè far vedere che comunque in un'assemblea democratica in cui si è scelto il candidato, sia stato scelto uno studente, prima di tutto deve far riflettere i partiti, che se lasciassero più libere magari le primarie cambierebbe già qualcosa di natura, e soprattutto per iniziare a far perdere la paura dei giovani di entrare in politica. Uno dei problemi qual è? Pensando proprio a me e alla mia generazione, noi siamo nati già sotto questo tipo di governo, sotto un Berlusconi, sotto un Prodi, cioè delle realtà dove la partecipazione politica è sempre stata limitata. Noi non abbiamo mai sperimentato la vera partecipazione politica. Infatti sono molto contento che tipo quest'anno ci siano stati tutti questi queste partecipazioni studentesche, per esempio contro la riforma Gelmini. Ma non sono un po' manifestazioni di rito, secondo te? Che ogni novembre c'è una manifestazione degli studenti. Allora, ho visto negli anni scorsi alcune manifestazioni di rito, sì. Comunque, perché non sono mai a maggio le manifestazioni, quando uno deve fare il rush finale per essere promosso? A maggio, adesso sì, si discuteva in questo periodo. Quest'anno diciamo che è stato già molto più partecipata come manifestazione. C'erano studenti di un po'
di tutte le visioni politiche, diciamo. Mm-hmm. Diciamo che la tua ottica è stata già quella più apartitica, ed è stato molto interessante per me. Quello che adesso bisognerebbe far capire proprio a questi movimenti è il naturale sbocco proprio nell'amministrazione. Uh-huh. Datevi una mossa, avete visto che questo governo, questo modo di far politica non vi tiene conto, e se vi tiene conto dovete farvi vedere, fare una manifestazione. Cioè è impensabile che in una democrazia un gruppo così esteso di cittadini, per farsi notare dall'amministrazione, che comunque dovrebbero essere dei loro dipendenti, debbano scendere in piazza e passare al freddo domeniche, giornate per manifestare. Ok, quindi domanda provocatoria, voi sì. Definite di destra o di sinistra? Né di destra né di sinistra, né centrodestra né centrosinistra, siamo altro, siamo sopra. Avanti. Beh, sopra è soltanto il Presidente della Repubblica. Siamo per i cittadini. Davvero? Perché a livello istituzionale, in linea teorica, dovrebbe essere solo il Presidente della Repubblica. Il problema è che le ideologie fino ad oggi ci hanno convinto che c'era un solo modello di sviluppo, e questa è, invece stiamo rendendo conto che questa roba è fallita completamente. Non esiste un modello di sviluppo imposto. Lo sviluppo si crea confrontandosi e traendo appunto dalle diversità di proposte una sintesi condivisa. Mi diceva Vaslavic, guai a scegliere tra un'alternativa e l'altra, bisogna sempre trovare una terza. Quindi Mattia, praticamente tu dici i giovani di oggi devono essere capaci di uscire appunto dalle ideologie, dallo schema binario destra-sinistra. Esatto. Questo? Sì. Okay. Soprattutto capire che la politica, la partecipazione non è solo quello, cioè o si può fare politica in un modo diverso, cioè per i cittadini. Proprio per migliorare le cose senza perdersi in alleanze, in compromessi, in inciucci, no, proprio dare una mano in senso civico, in senso civile alla propria comunità, che è quello che dovrebbe essere il vero senso di politica. Ok, diciamo che abbiamo la scienza che ci dà la mano e quindi utilizziamo la scienza, le idee che propone per trovare soluzioni alla nostra società. Quindi cade destra, cade sinistra, perché se ti arriva uno studio che ti dice che un determinato elemento fa male, elimini l'elemento dalla società. Parliamo di idee e non ideologie, questa cosa è quella che si è centrata. Appunto io prima ho fatto quella domanda sui tuoi attori preferiti, perché queste mi sembrano un'impostazione molto russo-iana, no? Ovviamente è stato un grande teorico della democrazia diretta. Sì, ovviamente non poteva ancora comprendere la rete, internet, questo azzerarsi delle distanze tra amministrazione, gestione del potere e cittadini. Se avesse avuto la rete già all'epoca avrebbe già visto tutto anche in un'ottica diversa, magari più realizzabile. Ok. Beh, per niente, comunque, non so se sono simpatico in Svizzera. Sì. C'è un sistema di democrazia diretta molto incredibile. In Svizzera è stata davvero una rivoluzione. Adesso l'ultimo anno per il World Economic Forum la Svizzera ha scalzato il primato di competitività agli Stati Uniti, a livello di competitività politica. La Svizzera credo sia interessante, parlavo proprio con uno svizzero, lui mi diceva molti svizzeri non conoscono nemmeno i nomi dei loro rappresentanti politici, perché si fidano, nel senso che sanno che chiunque c'è fa gli interessi comuni, gli interessi sono chiari, in Svizzera in particolare l'interesse comune a tutti è pagare meno tasse, ma tutti lo sanno. Ci sono i referendum deliberativi dove le persone sono coinvolte, quindi quando si prende una decisione sono quelli gli strumenti di democrazia partecipata e i politici continuano a cambiare, non ci sono gente da 40 anni in politica, c'è gente giovane mediamente che fa gli interessi di tutti e non sono leader che rimangono lì a vita. Esatto, non si va in politica per farsi vedere, per andare in TV ai talk show, no, si va in politica per lavorare, lavorare e farlo bene. Senti una cosa, ma la tua famiglia di dove è originaria? Allora, mia madre è qui di Milano, mio padre, mio nonno invece è di Ischia, di Ischia, da cui viene proprio il cognome Calise. E come si chiamava, giusto per curiosità? Mio nonno, Giovanni Calise, 94 anni. Oh,
E pensate che guida. Cavolo. Fate un bel incidente. Ma guida piano ma non si ferma mai. Fantastico. Mamma mia, spettacolo. E ma anche lui è qua a Segrate? No, adesso ha vissuto tanti anni qua a Segrate e adesso è tornato a Ischia. Ma è venuto qua quando? Urca. Bella domanda. Si mette un po' in crisi, sto pensando allora. Sì, perché comunque ha lavorato tantissimi anni nell'azienda di nella Deca. Mm-hmm. E chi è che l'ha fondata la Deca? L'ha fondata il padre di mia nonna, moglie del nonno di Ischia. Oh, esatto, Deca vuol dire Del Vo Calise, sono le iniziali. Calise è la parte di famiglia del nonno, mentre Del Vo è quella della nonna. Allora, quindi il padre? Complicatissimo. No, è vecchissimo questo azienda. Sì, i primi scambiatori di calore li portavano fuori con i cavalli. Ma cioè c'era tipo già nell'800 a questo punto? Inizio secolo mi sembra già. Storica. No, sì. Perché noi stiamo anche cercando le aziende che c'erano già all'epoca dell'Unità d'Italia. Bella domanda, questo quindi non lo so, mi sembra dopo perché comunque. Durante la guerra facevano la guerra, mi sembra. Uh-huh. Stiamo parlando di posso informarmi, ti mando un link. Okay, va bene. C'ho anche un libro delle aziende storiche di Segrate dove compare, adesso vedo. Okay. Mi informo. Ok. E, senti, ritornando al tuo avvicinamento al movimento di Beppe Grillo, hai detto ai 17 anni hai fatto il primo Cudeli, sì. E che è stato qui a Milano, vero? No, a Bologna, l'8 settembre 2007. E sono andato da solo con qualche amico? Ero lì con i miei genitori e con un altro amico. Eravamo di ritorno, sì, dalle vacanze. Hai poi contribuito a formare il meetup di Segrate, giusto? Sì. Quando? Allora, il meetup di Segrate è sempre 2008, poi purtroppo non è continuato in termini di meetup, abbiamo smesso di usare quella piattaforma e abbiamo dato una mano ai comitati di cittadini, che era già una realtà molto forte, quindi con questi attivisti che si sono ritrovati sul meetup adesso stiamo dando proprio una mano, continuando a dare, perché continuo a dare, mano ai comitati di difesa del territorio. E Segrate è già molto stimolante da questo punto di vista perché... E quali sono i problemi principali? A Segrate? Sì, allora, prima di tutto essere una porta per Milano. Comuni di prima fascia vengono visti proprio come degli accessi a Milano e quindi hanno tutti i problemi dello smog, del traffico, così, facendo la porta, quindi non avendo vantaggi da non questo. Una ricaduta economica positiva, no, diciamo che come Segrate adesso ormai sembra non sembra una città, un comune, sembra uno svincolo autostradale, quindi siamo attraversati dal passante ferroviario, la Cassanese, la futura Brebeni, poi anche lì c'ha degli effetti devastanti, verranno delocalizzati, non decollocalizzati forse sì, delle famiglie, di un piccolo quartiere, Tregarezzo si chiama. Sì, sì, lo stiamo seguendo. Esatto, lì siamo... Il generatore è Segrate in questi anni. No, ma non c'è. Volevano costruirlo, ci siamo opposti. L'odore che si sentiva l'altra sera. Ah sì, ma quello lì è quello di Sesto. Di Sesto arriva. Fortunatamente. Vabbè, però ad esempio avere una fermata di passante non è una comodità. Lì sì, esatto, fermata, non è una stazione, quindi è proprio come fermata, passano pochissimi treni e non c'è nessuna coincidenza con il trasporto pubblico locale, quindi a volte scendi dal treno e devi partire il pullman in quel momento e non riesci a prenderlo. Si dice al passante, no, il passante è molto comodo, si riesce ad essere per esempio in fiera in 15 minuti da lì. Ed è per questo che durante l'Expo Segrate è già stato visto come il secondo polo in termini di parcheggi e di accesso. Quindi noi per l'Expo ci beccheremo degli enormi parcheggi che dureranno per quella fase e poi ci rimarranno lì per il futuro al posto di magari un campo o un parchetto. E,
ci sono poi altre battaglie su Segrate? Che... Sì, la difesa degli ultimi spazi verdi, Segrate è un esempio tremendo di speculazione edilizia. Mm-hmm. Il comune nell'ultimo bilancio ha pagato le spese correnti con gli oneri di urbanizzazione. Mm-hmm. Questo vuol dire che non ha... pur di mantenere questo status alto di sprechi, perché per me sono sprechi le rotonde con i fiorellini o le fontane con le luci colorate, pur di mantenere e dare questo standard ai cittadini, sta svendendo il proprio territorio per incassare gli oneri di urbanizzazione. E questo cosa comporta? Che una volta finito il territorio, sono finiti gli oneri di urbanizzazione, non è un piano di sviluppo di una città accettabile, sostenibile. Stanno proprio svendendo gli ultimi spazi, anche il golfo agricolo, così, per nuovi edifici, nuove costruzioni. Avremo presto il centro commerciale più grande d'Europa. Che dov'è che sarà? Nell'area dell'ex Dogana. L'ex Dogana è un progetto nato negli anni 60, mai terminato, praticamente costruito, investito tantissimo e mai finito. Quindi ci sono questi scheletri di edifici enormi che sarebbero stati la dogana, che adesso verranno demoliti, mai terminati, e sostituiti con un centro commerciale. Ma il progetto del centro commerciale è già stato approvato? Il progetto del centro commerciale è stato approvato in una situazione molto bizzarra. Infatti, all'interno del Consiglio Comunale, la Lega sfiduciò l'amministrazione del Segratese e soccorso rosso a dargli una mano fu il PD. Quindi a salvare questo centro commerciale, a salvare la maggioranza. Chissà, si distraggono sempre. Non si distraggono solo, Ok, quindi diciamo, questi sono anche gli argomenti su cui ti sei proposto come consigliere comunale, sembra. Sì. Lì ovviamente quello che dico, il fatto di essermi candidato è un po' la cosa minore. La cosa bella e importante è stato il lavoro in questo anno e mezzo con i comitati di cittadini, quindi insieme alle famiglie di Tregarezzo, sulle strisce pedonali per protestare, e proprio anche tutti i lavori con i tecnici, che ci sono delle persone dei comitati con una cultura incredibile. Diciamo che lì mi sono fatto le ossa sia su per esempio le curve isofoniche, lì abbiamo il problema di Linate, e c'erano delle, a parte che in termini di decibel ci sono tantissime case con dove il livello è superiore a quello legale, e nonostante questo, con delle modifiche dei piani di azzonamento acustico, hanno reso edificabile magicamente delle aree dove sarebbe vietato in realtà, e si vedono queste mappe fantastiche dove non c'è nessun limite fisico, barriera fisica, ma improvvisamente da lì smette di esserci il suono e quindi l'area diventa edificabile. Sono fantastiche. Fatto Berlusconi per fare il Milano 2. Lì è stata ancora più raffinata la cosa, sì, lì c'è stato le curve isofoniche, piani di azzonamento acustico. Sono piani di azzonamento acustico. Sono praticamente delle mappe dove ci sono queste curve isofoniche che fanno vedere i livelli di rumore medi e istantanei del territorio segratese. Anche lì una battaglia per le centraline, per avere le centraline, perché sono state comprate ma mai installate, stesso discorso, e i cittadini di Redecesio, che è questa frazione proprio sotto Segrate, che hanno un po', sono diciamo parecchio arrabbiati, perché l'amministrazione risponde no, mettete i doppi vetri, ma con i doppi vetri d'estate moriamo di caldo, sì, allora installate l'aria condizionata, siamo a questo livello. E nonostante questo si continua a costruire in quell'area. E poi ritornando un attimo alla tua biografia politica, il primo meetup a 17 anni, e poi altri allora ho seguito sempre l'esperienza Segrate col meetup e con i comitati di cittadini, è stata quella che ho seguito più direttamente. Mio padre intanto seguiva quella del meetup di Milano e ci tenevamo aggiornati un po' a vicenda. Sì, questo era un esempio di fare rete. Io ho lavorato con i comitati cittadini,
do queste esperienze al gruppo e continuo a tenere, a dare uno sbocco magari istituzionale a questi gruppi di cittadini. Mm-hmm. Tengo un collegamento proprio. Okay. Poi questo è un po' lo spirito del movimento, dare degli strumenti ai gruppi di cittadini. E, hai mai lavorato? No, non ho mai lavorato, seguo un po' mio padre, no, ho sempre studiato in questo periodo. E, senti, cosa diresti ai giovani? Un appello affinché per entrare in politica? È molto difficile, stiamo proprio lavorando anche in questo momento al messaggio, come comunicare questo fatto di non avere paura della politica. Mm-hmm. E soprattutto di partecipare. Mm-hmm. Uno degli argomenti fondamentali è che prima di tutto la politica non è solo questo, quello che vediamo in TV. La politica è anche quando compro un detersivo alla spina invece di un detersivo in un contenitore di plastica. Mm-hmm. La politica si fa in ogni momento della propria vita. Mm-hmm. Ed è una cosa bellissima. Mm-hmm. Cioè, non è sicuramente il fare le feste ad Arcore, non è la corruzione, non è il sistemare i propri amici nella pubblica amministrazione o dare degli stipendi d'oro con l'esternalizzazione. La politica è dare una mano proprio in senso civico, quindi rendersi utile, aiutare a diventare il proprio Stato qualcosa di migliore, a non sprecare quello che si dà allo Stato, quindi i finanziamenti pubblici, e a gestirlo bene. Proprio. Allora, sì. Per chi invece è alla ricerca di un lavoro, visto che si parla, certo, tanto di bamboccioni, che cosa ne pensi? Bamboccioni è stato un po' una caduta di stile, diciamo, perché in questa situazione di mercato del lavoro dove ormai non, diciamo che è un mercato pilotato, o conosci delle persone o sei amico loro e allora c'hai un posto sicuro, o sei un precario automaticamente. Questo fatto di essere precario è ormai una certezza. Mm-hmm. E c'è un modo quindi per andare al di là di questa mentalità? Beh, ovviamente c'è molto da lavorare su questo tema. Il tema di precarietà. Ci lavorerei. Abbiamo 5 stelle che, sì, vanno a incidere sul lavoro, perché noi non trattiamo politiche economiche per un semplice motivo: parliamo di progetti. I progetti poi di conseguenza andranno a influire anche sulla politica di lavoro. Sì, diciamo che poi il lavoro in particolare, la competenza del comune in termini di lavoro è nulla, quindi per noi adesso è importante concentrarsi su quali sono le tematiche di cui il comune ci potremmo occupare. È chiaro, come diceva Mattia, che la precarietà è strutturale, ma probabilmente è anche frutto di scelte fatte fino ad oggi, no? Dove i giovani, non avendo nessun tipo di rappresentanza, non hanno mai avuto voce in capitolo per dire quello che voleva essere o che poteva essere realmente il loro futuro. Diciamo, sì, che qua oggi noi dovremmo parlare di quelli che sono gli aspetti di cui il comune si dovrà occupare. Nel momento in cui saremo in Parlamento ci occuperemo di questioni nazionali. Il comune non ha nessuna competenza in termini di lavoro. Comunque secondo me può dare ai giovani delle, sì, possibilità di non disperdersi ognuno a casa sua a guardare la sua comune, ma di dare delle possibilità di radunarsi. Stando sul pratico, se si dovesse partire con una raccolta differenziata seria, con i centri di riciclo e di compostaggio, per ogni milione di abitanti sono 10.000 lavoratori. Milano conta con la circa 4 milioni di abitanti, sono 40.000 posti di lavoro. Per ogni posto di lavoro prodotto dall'inceneritore, con la raccolta differenziata se ne producono 12. Okay? 12. Questo è il dato. Ma con ci sono politiche. Con l'utile per con tutto quello che consegue in termini di non inquinamento e di riciclo, eccetera. Poi anche il discorso della rete per il lavoro, quindi avere disponibile, per esempio, per un'azienda, per un privato, per il telelavoro, un 100 megabit di banda, ti rende competitivo su tutto il mercato. Non siamo un partito, non siamo una casta, siamo cittadini, punto e basta. Ognuno fare, ognuno fare.